Sono Andrea Lamberti, ho 21 anni e sono studente universitario. Questa dietro di me è la scuola elementare dove andavo quando ero bambino. Ho deciso di parlare qui perché è proprio parlando di scuola che ho iniziato a fare politica. Avevo appena compiuto 17 anni quando in Italia sono iniziate le manifestazioni in Germania a difesa della scuola pubblica. Ho deciso di iniziare a darmi da fare e anche in Valle d'Aosta abbiamo iniziato a organizzare le nostre manifestazioni, le nostre piccole assemblee, le nostre piccole autogestioni. Poi è finita come è finita, ma dopo 4 anni sono ancora qui a parlare di scuola. Questo perché non possiamo accettare una regione in cui il tasso di abbandono scolastico ha raggiunto il 22,4%. Non possiamo restare indifferenti ai numeri che ci dicono che il 15,2% dei giovani valdostani non studia e non lavora. Non possiamo accettare il fatto che la regione abbia previsto tagli orizzontali alla cultura del mondo valdostano. Quindi io sono qui per parlare soprattutto di cultura, perché soltanto la cultura può ripartire la nostra regione. Potrei parlare anche di edilizia scolastica, ma le immagini dietro di me penso parlino da sole. E allora voglio parlare di un'altra cosa. Questa scuola è intitolata Ettore Ramirez. Ettore Ramirez è un ragazzo di 21 anni che è morto nel 1944 combattendo come partigiano in Jugoslavia. E allora voglio parlare anche di antifascismo, perché in questi anni mi sono impegnato anche nell'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Soltanto alla memoria possiamo ricostruire il futuro, soltanto avendo presenti i valori che ci guidano e i valori che vogliamo portare avanti alla nostra battaglia politica. Penso sia importante portare avanti i valori dell'antifascismo e della resistenza, valori che hanno permesso di costruire la nostra democrazia e la nostra Costituzione. Soltanto parlando di valori potremo costruire un futuro migliore, soltanto non dimenticando coerenza, coraggio e impegno. E allora io voglio costruire così il mio impegno, col coraggio di guardare avanti e con l'impegno di chi non si è mai fermato.